Non ci crederete mai, ma è possibile farlo. Se ci è riuscito lui, potreste farcela anche voi. Ieri ho staccato un attimo dai social. Inizia così la story su Instagram di vincitore del Grande Fratello VIP 5 e astronascente della televisione italiana. In un'epoca in cui se non hai follower non sei nessuno, a detta di qualcuno, staccare dai social è possibile. Anzi, per chi volesse recuperare un minimo di sanità mentale sarebbe addirittura consigliato non esagerare con lo smartphone. Ma questo è un altro discorso. La notizia che vi stiamo per raccontare è una confessione che in tanti aspettavano da tempo. Da quando Tommy, tra gli influencer più seguiti degli ultimi tempi coi suoi quasi 2 milioni di seguaci, è stato paparazzato con lui è stato un continuo di voci e indiscrezioni. Ora parla e lo fa con il suo pubblico, che poi siamo noi. Incollati 24 ore su 24 a questi aggeggi infernali che non la smettono di squillare, trillare, vibrare e chissà cos'altro. Racconta, ho scoperto una cosa così, a casissimo. Anzitutto vorrei condividere delle foto che dei paparazzi hanno fatto al Gilda di Roma questo weekend. Perché uno di loro che è Pierre, che è bravissimo, fa delle foto pazzesche ai cani. Punto e piazza lì due foto carinissime di due cagnolini che sono un amore e che se la spassano sulla spiaggia. Già, è quasi tempo di mare, e basta uno scatto nei pressi del profondo blu, lettini, sdraio e batida dei coco per fiondarsi con la mente, e presto speriamo anche in real, sul bagnasciuga. Tommy è in vena, ama giocare con le parole e le parole giocano con lui, con quel bel sorriso vispo e intelligente. Prima cita Gabriele D'Annunzio ed alcuni suoi neologismi, ovvero parole inventate da lui come tramezzino e vigili del fuoco. Poi, pur senza citarlo mai, conferma la frequentazione con Tommaso Stanzani, l'ex ballerino di 20, dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità. Leggi anche. Ovviamente la conferma ha fatto impazzire i follower, uno di loro fa, Tommy io non ti voglio rompere il cazzo asterisco o. Tu puoi fare il quello che ti pare. Però non ti lamentare se qualcuno inizia a pensare che non sei coerente se fino a 2 mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni. Che volevi un uomo maturo e poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello. E ribatte, quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo. Come dargli torto?